Ragazzi, questo è il piatto e la videoricetta di oggi. Ringrazio Federico Dell'Aria, Francesco Paolo Dell'Aria per avermi fornito questa beccaccia e il tartufo che è buonissimo. E soprattutto i loro cuccioli, Queen Bessie e Giulia e Spaniel Breton sono la razza. Li ringrazio tantissimo. Questo è la videoricetta, questo è il piatto della videoricetta che troverete oggi. Andiamo con la nostra ricetta. Qui abbiamo già disossato la nostra beccaccia, abbiamo separato le coscette che andranno pure a formare il nostro piatto e ci metteremo noi all'interno della nostra beccaccia datteri, del tartufo fresco, sempre fornito da Federico Dell'Aria, suo padre, e l'interiore che sono il cuore e il fegato. Ora andiamo al procedimento, è un prodotto molto delicato, quindi cerchiamo di fare attenzione, non avendo l'attrezzatura necessaria, cerchiamo di regolarlo un po' con quello che abbiamo in casa. Passiamo una noce di burro in padella con un pochettino di cipollotto tritato. Appena comincia a rosolare un po' a fiamma moderata, mettiamo il nostro cuore e il nostro fegato di beccaccia a rosolare e aromatizziamo il tutto con un po' di tartufo tritato e i nostri datteri che vanno a caramellare e a dare una sensazione di dolciastro. Ora vi grattugiamo un pochettino del nostro tartufo, un profumo buonissimo. Abbiamo condito con un po' di sale e un po' di pepe il nostro tartufo. Ora andiamo a farcire la nostra beccaccia e poi la avvolgiamo con la pellicola. Ora con gli scatti, dato che è stata disossata, con gli scatti ho fatto precedentemente un brodo di beccaccia con un po' di sedano, carote e cipolle, classico, per poter andare a fare la nostra cottura, che vi spiegherò dopo. Nel frattempo riempiamo e facciamo il tutto. Condiamo pure di sale e di pepe la carne. E mettiamo il nostro ripieno. Cerchiamo di avvolgerlo aiutandoci con la pellicola, così non rischiamo, ecco qua, di farlo venire brutto. Dopodiché con la stessa pellicola lo avvolgiamo in questa maniera e lo stringiamo. Per evitare che si apra in cottura, gli mettiamo altra pellicola, in questa maniera. Lo bucherelliamo così, togliamo l'aria all'interno e procediamo con la fase rimanente del procedimento. Allora, questo è il brodo ottenuto con gli scatti della nostra beccaccia. Dato che non possiamo fare la cottura a bassa temperatura con il sottovuoto, che sarebbe l'ideale, andiamo a mettere la nostra beccaccia, il nostro imbottino, all'interno del brodo. È bucherellato, quindi dovrebbe andare all'interno del nostro imbottino anche il sapore del brodo. Mettiamo i nostri cosciotti alette, lo chiudiamo leggermente, lo cuciniamo a bagnomaria, lo cuciniamo per all'incirca mezz'ora, dato che comunque sia è piccolino. Cerchiamo di tenere sotto controllo la temperatura attraverso un termometro, non facciamolo arrivare ai 100 gradi, manteniamoci sugli 80. Per mezz'ora dovrebbe bastare. Ecco qua.
ci vediamo dopo per vedere la fase finale del piatto. Una volta pronto il nostro involtino, lo facciamo cuocere con un po' di burro a bassa fiamma, con qualche foglio di cerasola, e lo andiamo a nappare. E nel frattempo noi abbiamo preparato anche le nostri rosti di patate e le nostre carotine al burro che si sono messe da parte per andare a guarnire il piatto. Lasciamo cucinare il tutto e tra poco andremo a impiattare. Siamo arrivati al termine della video ricetta e completiamo il piatto. Mettiamo il nostro rosti di patate qui al centro, la nostra calotina al burro e il nostro involtino fatto con datteri, tartufo e beccaccia. Le nostre coscette fatte nappate sempre col burro. Mettiamo un altro pezzettino di dattero, qualche fogliolina e queste cialdine croccanti. E per completare il piatto facciamo, abbiamo fatto noi una riduzione con il brodo della beccaccia e il nostro amarola che è fatto con le foglie di cerasola per rimanere comunque in tema, e andiamo mettendo la nostra salsetta. Ed infine non può mancare le nostre fantastiche scaglie di tartufo. Perfetto, il piatto è completo. Ringrazio sempre Federico e suo padre per questi fantastici prodotti e ringrazio anche Perollo per questa marola che mi ha dato l'effetto finale del piatto, e anche grazie al tartufo, questo buonissimo tartufo preso sempre dalla famiglia dell'aria. Seguitemi per le altre video ricette, lasciate un like e commentate.